Ehi, no, Ehi, tu sei sempre online. stavo aspettando Omar, dovevamo commentare la partita in tempo reale. Ah, Omar non si connetterà oggi. È Perché? successa una cosa orribile. Deve studiare, all'ultimo esame. Quando gli tocca studiare diventa irascibile, meglio se lo lasci perdere. Ma ormai dovrebbe sapere le cose a memoria, è il suo quinto o terzo anno. Già che sei qui, forse potresti aiutarmi tu. Per cosa? Hai presente le rappresentanti del comitato studentesco? Mai viste. Sono due sorelle. Una è quella che tiene in piedi la baracca, ma l'altra è veramente un personaggio. È affetta da diarrea verbale. Di cosa? Diarrea verbale! Meglio nota come logorrea. Pensavo che logorrea fosse un termine troppo difficile per te. Ho capito, ho capito. Quindi? La logorrea si manifesta in individui affetti da differenti malattie neurologiche tipo afasia, schizofrenia, catatonia e o qualsiasi lesione del talamo. Mi sto perdendo. Ok, sta di fatto che la nostra rappresentante è completamente rimbambita. Parla e basta, capisci? E non si ricorda quello che dice perché è anche affetta da una grave forma di amnesia della memoria a breve termine. Ecco perché Omar ogni tanto se la spupazza, per lei è sempre la prima volta. Vorrei poterti aiutare, ma... Sì, giusto, abitano entrambe nel mio palazzo e sono 2 o 3 giorni che vi rubo la posta perché sta tenendo un rapporto epistolare con un prete degli Adventisti del settimo giorno. E questi chi cavolo sono? Sono quelli che credono che i centri commerciali siano gestiti da infedeli perché lavorano di sabato. Comunque, cercando quelle lettere, ne ho trovata una di un famoso neurochirurgo. Per farla breve, la sorella mia ha le palle piene e vuole farla operare per guarirla. Capisco. E io chiaramente non posso tollerare che venga messo fine al mio divertimento. Perciò, magari pensavo che potresti scrivere tu una lettera da sostituire a quella del neurochirurgo. Io. Ti ho fatto fare un colloquio o sbaglio? Era una trappola mortale con un'assassina. Non fare il difficile, fingi di essere il chirurgo, scrivi che non puoi permetterti di operarla, che le cose non vanno bene, quello che vuoi, ma che questa operazione non sa da fare. Poi vieni qui nel mio palazzo e la metti nella sua casella di posta. Ma perché non te la vieni a prendere e gliela metti tu nella casella? Guarda, davvero, io non amo rinfacciare le cose agli amici. Ora capisco perché Omar si è messo a studiare proprio oggi. Ehi, che Ehi! cosa scrivi? Ah, niente di che. Le mie memorie. Le tue memorie? Sì, cose che altrimenti mi scordo. Senti, io volevo chiederti scusa. Sai, sono stata un po' dura con te per quella questione del curriculum. Oh, non preoccuparti. No, davvero, mi dispiace. È che ti ho dato addosso da subito. Sai, io non sono molto brava a fare nuove conoscenze. Sì, ho il mio giro di amiche, poi c'è mio cugino e Giulia. Beh, insomma, con lei ecco, parlo un po' poco. Però, sai, le novità mi spaventano. Mi dispiace. Grazie. Allora, hai trovato lavoro? Ma forse, non lo so, mi hanno fatto una proposta che non so se accettare. Forse però è meglio di niente. L'importante è cominciare, no? Sì, hai ragione. Beh, volevo solo dirti questo. Senti, ti va se chiacchieriamo ancora 5 minuti? C'è qualcosa che devi dirmi? Beh, sai, io, insomma, sono un po' timido e faccio fatica a mettere da parte questa timidezza. Ma lo so che se lo facessi, probabilmente scoprirei le cose più belle della vita. Insomma, io vorrei chiederti... Scusami, è che mi stanno chiamando, devo rispondere. Sì, certo.
Mi stai veramente chiamando con la virtual room? Sei fisicamente nella stanza a fianco alla mia? Non essere così gioioso. Potrei emozionare. Qualcosa non va? Mal di testa atroce. Fa male studiare, eh? Mal di testa è generico, che cosa ti senti? Mi fa male tutto, è come se avessi un chiodo dentro l'occhio. E poi mi scendono le lacrime da sole. Quella è la bistecca che si scongela. Ah. Comunque a occhio direi che hai una cefalea a grappolo. Cioè? Tipica cefalea primaria, neurovascolare, a carattere periodico, con fasi attive alternate a fasi di remissione spontanea, i grappoli per l'appunto. Direi che è piuttosto leggera, visto che ancora non stai sbattendo la testa a uno spigolo per la disperazione. Secondo te perché ho la bistecca? Sapevo che eri online. Oh no! E questa chi è? Tu sei l'essere più spregevole che io abbia mai incontrato. Ma io... Ma abbandonata seminuda su un taxi dopo avermi sedotta! Non male. Ma io... Non parlare tu! Non cercare scuse! Sei il solito uomo infame e schifoso che si approfitta dei sentimenti di una povera ragazza indifesa come me! Sei stato a baciarmi per prima! Ah, e sentiamo! Alle parole di chi avrei ceduto io! Sei un manipolatore! Perché voi maschi fate sempre così! Siete degli animali! Sara, che ci fai online? Non avevi mollato l'università? Sono venuta per dire al tuo schifoso cugino quello che penso di lui. Sei ancora innamorata, vero? Sì! Omar, posso parlarti in privato? Bella scenetta. Cristo, io cosa faccio? Non mi era mai successo una cosa del genere. Nessuna tipa ti ha mai detto in faccia quello che pensa di te? No, quella è la regola. Perché non ci era mai successo che una si innamorasse di me? Condivido il tuo stupore. Che devo fare? Senti, io non ci voglio avere niente a che fare con quella lì. La situazione non è semplice. Non puoi dirle di sparire dalla tua vita perché sa molte cose di te. È amica di tua cugina e le hai già spezzato il cuore. Per di più, se tu la rifiutassi, non faresti altro che confermare le sue tesi. Senti che... Che devo fare? Non mi resta che mettere in scena il bluff della fidanzata. Sarebbe a dire? Fingerò di essere la tua fidanzata. Direi che quella notte in taxi hai avuto una crisi di coscienza pensando al nostro amore, che quindi l'hai scaricata. La sua opinione su di te migliorerà leggermente e se ne andrà. Così passo per il fidanzato traditore, come fa a migliorare la sua opinione su di me? Capirà che sei maturo abbastanza da rimediare ai tuoi errori. Scusa, ma questo non la spingerà a provarci ancora di più? Hai soluzioni migliori? No, quel demonio di mia cugina non starà mai al gioco. Dobbiamo tentare. Oh. Senti, Sara, temo ci sia stato un equivoco. Sarebbe a dire? Ecco, vedi, in realtà... In realtà cosa? Omar è il mio fidanzato. Cosa? Davvero cosa? Sì, stiamo insieme. Diglielo, Omar. Cioè, tu saresti la sua ragazza? Sì, esatto. E da quanto state insieme? 2 anni, quasi 3. Tu continui a stare con lui dopo tutto quello che ti ho detto? Sì, sono proprio curiosa. Ascolta, sorella, sai come sono i maschi? Si farebbero qualsiasi cosa di casino. Animale, vegetale, minerale. L'importante è che capiscano i propri errori. E evidentemente vederti nuda sul sedile posteriore della macchina gli ha fatto capire che stava sbagliando. Sta insinuando che io sono brutta. Sì, sta insinuando che lei sia brutta. Beh, non è che tu sia tutto sto perché. Dai, senza offesa. Ma sarai bella te con quel pigiamone antisesso. Sì, ma intanto lui anche con il pigiamone antisesso sta con me. Mentre a te che ti vesti da zoccola è andata male. Io vestita da zoccola? Porto solo abiti firmati, io. Firmati da una zoccola? Wow. Allora, ragazze, calme, state calme. Sara, ascoltami bene, fidati di me. Omar non è il ragazzo giusto per te. Ma che cosa vuoi che me ne freghi di quell'imbecille? Che stia pure con quella strega di carnevale? È una questione di principio. E comunque, fossi in te sfigata, starei molto attenta, perché stanno per spuntarti un paio di belle grosse corna non appena gli volti le spalle. Tu tocca il mio ragazzo, io ti apro come una noce! Lo vedremo.
Era un bluff, Giulia. Ti prego, dimmi che era un bluff. Io lo ammazzo quella troia. Non state insieme per davvero, giusto? Beh, non ancora. Scusa, non è che non voglio parlare con te, però mi fa veramente male la testa. Io devo provare a dormire un po', capisci? Scusami, scusami, veramente, scusami. Ciao. Ehi, ciao. Che è successo? Tutto bene? Sì, è che sono solo un po' confusa. Anch'io. Oggi sono stato troppo impacciato. È che Giulia mi aveva dato da scrivere una lettera folle, fingendo di essere un neurochirurgo. Insomma, ero un po' distratto. La verità è che io volevo... Hai mai la sensazione che gli altri pensino di te qualcosa che sia molto lontano dalla realtà? Diverso da quello che sei? Sì, sempre. A volte mi manca qualcuno con cui essere veramente me stessa. Lo so, ti capisco. Ecco perché oggi io volevo chiederti... Anch'io volevo chiederti una cosa. Davvero? Ma prima tu. No, prima tu. Ok, è che noi ci conosciamo da davvero pochissimo tempo, solo che io sento di potermi fidare di te, che sei una brava persona e che potremo davvero passare dei bei momenti insieme. Sì, lo penso anch'io. Allora vorresti essere il mio migliore amico? Ah, beh, certo, capisco. Lo so che può sembrare una richiesta un po' infantile, è che non ho mai avuto un amico maschio, sai, di solito mi chiedono sempre di uscire insieme, e invece tu no. Come no? Certo, perché no? Migliori amici va bene. Va bene. Grazie. Tu cosa volevi chiedermi? Ah, ecco, posso chiederti... Posso assistere al tuo tutorial di oggi? Ehi, sei online? Ah. Allora, sei riuscito a chiedere a mia cugina di uscire? Ma che... Anzi, sono fregato. Mi ha messo nella zona amici. Aia. Vabbè, mettila così, o muori da eroe o vivi tanto a lungo da diventare il cattivo. Satana è meglio avercelo a fianco che contro. Perché dici che è Satana? A me non sembra così demoniaca. Ti ha frenzonato senza neanche farti dire quello che provi. Vedi tu. Comunque io ti volevo dire una cosa su Giulia. Oggi praticamente si è presentata una pazza che era cotta di me, capisci? E Giulia ha fatto il bluff della fidanzata, cioè sostanzialmente ha finto di essere la mia ragazza, poi alla fine hanno litigato, lei si era presa così tanto bene che sembrava vero, capisci? È incredibile, sembrava una cosa fantastica, era... Non mi hai ascoltato, eh? Senti, meglio se vado a dormire. No, senti, aspetta, io ti volevo dire che... Cioè, non lo so perché, non te lo so dire perché, però io penso che... Guarda, non lo so, dico una cosa grossa, io però... Io penso di... Penso di... Di essermi... Innamorato di Giulia. Pronto? Ah, Elisa. Chi non muore si rivede.